Buongiorno ragazze. Allora, vi avevo promesso questa lezione, per capire come mai all'interno del disturbo dell'umore depressivo e della depressione, ci siano delle problematiche del funzionamento della memoria. E intanto dobbiamo prima di tutto capire che cos'è la depressione e poi vedremo anche quali possono essere le cure, le risposte a questa patologia. Nel frattempo, voi proseguite la vostra ricerca su Seligman e poi ci rivedremo in classe, me la invierete, me la spedirete e vedremo poi di valutare magari anche questo lavoro di approfondimento. Allora, la depressione viene definita dal DSM-IV come un disturbo dell'umore, dove per umore si intende la tonalità affettiva, cioè gli elementi di definizione dei sentimenti della persona si vanno a stabilire in modo permanente per un periodo lungo e consistente su una profonda tristezza, su una melancolia, andando però a escludere così i momenti di gioia e di euforia. Un tono quindi d'umore stabilmente negativo, in cui si vanno ad associare però anche altri sintomi, perché si possa parlare di patologia, di depressione, dicevamo, vi ricordate, la tristezza è normale in determinate situazioni essere tristi, ma non bisogna andare, diciamo, a medicalizzare tutto, a dire è depressione per qualsiasi cosa. Questo non bisogna farlo. Per riuscire ad avere una diagnosi precisa, naturalmente bisogna recarsi da un esperto, no? E solo poi a quel punto si può parlare di patologia. Allora, dicevamo i sintomi. I sintomi sono disinteresse per il futuro, per la propria persona, per gli altri, mancanza di voglia di vivere, incapacità di provare piacere, incapacità di amare e il soggetto si sente continuamente affaticato, stanco, il suo eloquio poi è molto rallentato, quindi la sua capacità comunicativa è diminuita, lo sguardo è spento, il tono di voce è basso e lamentoso e a livello di concentrazione vanno a verificarsi elementi di difficoltà, quindi ecco compaiono qui i problemi di memoria di cui dicevamo, perché mancando attenzione e concentrazione nella persona depressa, allora poi anche la capacità di memorizzazione a lungo termine viene fortemente inficiata. Perché? Perché sovente la persona depressa è affetta da processi di ruminazione di pensieri, cioè continua in modo costante a ripensare a episodi del passato, episodi negativi che lo tormentano. Quindi questa ruminazione può portare poi anche a alterazioni del sonno o con mancanza di sonno, insonnia, o con un sonno eccessivo, un'ipersonnia, quindi si dorme troppo, ci si rifugia, ecco, nel mondo dei sogni, del sonno per riuscire a sopravvivere a questo tono dell'umore basso. Ci sono anche sovente alterazioni dell'appetito, quindi o si va a mangiare troppo, a buffarsi o non si mangia più perché si perde la voglia di mangiare.
E la persona depressa poi ha tendenza di solito ad isolarsi, quindi non cerca la compagnia degli altri e anche in verità se è in mezzo agli altri si sente continuamente solo, quindi è questo senso di solitudine fortissima anche addirittura quando è insieme agli altri. Quali possono essere le cause dell'insorgenza della depressione? Le cause possono essere moltissime, di vario genere. Si può dire che sovente nella vita di ognuno ci possono essere stati occasionalmente un episodio di depressione. L'importante poi è imparare a superarlo, no? A acquisire gli strumenti per superarlo. La depressione può avere delle cause, diciamo così, esterne, cioè degli eventi stressanti che vanno a portare l'individuo a ammalarsi. Un divorzio, un licenziamento, un lutto di una persona a noi molto cara, quindi un qualcosa, un evento do molto doloroso con un'intensità molto forte che è improvviso, no? E che quindi coglie il soggetto alla sprovvista. C'è poi un periodo in cui la persona magari all'inizio reagisce a questo evento improvviso, ma poi in un secondo momento accusa il peso della situazione. Quindi altri elementi che possono essere confusi con la depressione sono il sentimento di noia o il sentimento di sconforto, ma in verità questi sono ben differenti perché di solito hanno una durata più breve. La depressione, bisogna dirlo, non passa da sola, ma deve essere curata. Vediamo quindi successivamente quali possono essere le cure. Intanto bisogna dire che la depressione ha un andamento ciclico, quindi nel momento in cui ci si ammala, talvolta poi c'è il problema di un ritornare ad avere una ricaduta, no? E quindi per questo è importantissimo curarla bene sin dalla prima insorgenza e soprattutto non negare a se stessi che si stia vivendo questa condizione. Ci sono degli elementi di familiarità, cioè se nella famiglia ci sono persone che si sono ammalate di depressione, questo può portare, diciamo, un contagio, diciamo così, un vivere la malattia in modo più probabile, perché si vanno a creare degli elementi di dinamiche relazionali particolari che adesso vi leggo. Vi leggo un passo di Crepé, che è un famoso psicologo che si è occupato anche di questa patologia in passato. I familiari della persona depressa sono fortemente coinvolti nella patologia del congiunto e non sono certo immuni dai sentimenti e dalle emozioni che il depresso suscita. È assolutamente inutile dire a un depresso che deve sforzarsi, che deve reagire. Non bastano certo poche parole, a volte dettate dalla stanchezza o dall'intolleranza, per guarire da una malattia invalidante. È importante che i familiari offrano sostegno al malato, senza però diventarne ostaggio, in quanto spesso il depresso, per una sorta di egoismo, tende a colpevolizzare i familiari, proprio perché, giustamente, cercano di continuare serenamente la propria vita. Per essi, dunque, offrire sostegno, ascolto, conforto, senza però dimenticare se stessi, non è un tentativo di mantenere le distanze dal depresso, ma un comportamento sano ed educativo.
Chi vive accanto a una persona affetta da depressione spesso sviluppa sentimenti contrastanti. Da un lato ci si sente impotenti e in colpa verso il malato, dall'altro si prova rabbia. A volte si arriva addirittura all'intolleranza di fronte all'apatia del depresso. Tra il depresso e gli altri si instaura un patto impossibile. L'attesa e i desideri del malato rendono vana qualunque condotta e mettono in moto un meccanismo infinito di nuove attese e desideri. Il depresso costringe a una continua rincorsa, un affanno che toglie le forze a chi è coinvolto e disponibile verso di lui. È necessario quindi che i familiari siano consapevoli dei propri sentimenti ambivalenti di odio e di amore e che diano spazio a un'elaborazione cosciente di ciò che provano. Bisogna sempre considerare che la depressione, anche se cronica, è comunque curabile. Ecco, quindi avete capito, è questo passo che vi ho letto di Paolo Crepé è molto molto chiaro, cioè lui dice bisogna fare attenzione perché se si ha un familiare che soffre di depressione in famiglia è giusto aiutarlo, confortarlo, volergli bene, però bisogna giustamente, sottolinea lui, continuare anche a fare la propria vita. Perché? Perché sovente il paziente depresso va a creare i sensi di colpa forti nei familiari che in questo modo si sentono ancora più obbligati ad occuparsi di lui. E questo non è giusto, è una, chiave impossibile di lettura della relazione familiare, perché tutti gli altri diventano, diciamo così, tra virgolette, schiavi del malato, eh? E il malato va a manipolare le relazioni familiari per andare ancora di più a lamentarsi, a farsi calamita, diciamo così, di ogni elemento di interesse dei familiari, fin tanto che i familiari vedono le loro vite scomparire o si ammalano anche loro di depressione. Questo non deve avvenire, quindi bisogna fare un lavoro di terapia familiare, quindi come curarsi dalla depressione. Vi dicevo, sicuramente rivolgersi ad esperti e anche l'esperto giusto, perché andare a prendere subito psicofarmaci, gocce, può essere la cosa sbagliata, perché questo va poi a creare tutto un fenomeno anche di dipendenza a livello fisico. Quindi, prima di tutto, bisogna rivolgersi a uno psicoterapeuta, vedere con lo psicoterapeuta qual è la cura migliore? Se poi in casi gravissimi effettivamente c'è bisogno di andare ad assumere anche degli psicofarmaci, bisogna vedere per quanto tempo questi farmaci devono essere assunti e poi se possono essere ad un certo punto tolti. Per essere tolti, però, attenzione, devono essere tolti sempre sotto stretto controllo medico, non si può andare a togliere degli psicofarmaci da soli. Quindi il consiglio è sempre quello di rivolgersi a degli esperti, prima lo psicoterapeuta e poi eventualmente sentire anche più pareri medici, non limitarsi sempre ad un medico solo, perché la depressione è una patologia che può essere curata, e ce lo dice chiaramente Crepé, ma deve essere curata nel modo giusto. Quindi scegliete gli esperti migliori, se per caso avete dei familiari che hanno di queste problematiche. L'evoluzione della patologia può essere in qualsiasi periodo della vita, in tutto il ciclo di vita. Ci sono forme di depressione infantili, purtroppo, già nei bambini piccoli possono esserci insorgenze di questo tipo e naturalmente per loro la tendenza è a non usare gli psicofarmaci perché abbiamo studiato che il cervello del bambino è ancora in crescita fino ai 21 anni, l'abbiamo detto, e ci sono poi anche
a livello adolescenziale alcune forme, ma più sovente intervengono in tarda età. È importantissimo quindi riuscire a fare un lavoro di prevenzione e il più grande studioso in materia ancora vivente è appunto Martin Seligman. Allora, voi nella vostra ricerca su internet andate anche a vedere, ci sono due bei video, uno di TED Talks del 21 novembre del 2019, in cui c'è proprio un'intervista a Martin Seligman che parla della psicologia positiva e un'altra bella filmato su YouTube del 12 gennaio 2016 sono le performance strategies di definizione della felicità. E quindi anche qui basta che voi scrivete sul motore di ricerca di Google Seligman Martin e lì trovate questi video. Quindi quando elaborate la vostra ricerca potete anche, diciamo, partire da questi video, andare a descriverli, ma è importante che andate a cercare fonti scientifiche che siano attendibili. Quindi al limite andate proprio a cercare anche i libri di Seligman, ha scritto libri proprio importanti che sono dei bestseller conosciuti in tutto il mondo. Se li trovate magari anche in inglese, cercate di leggere qualche pezzettino, vi dico i titoli: Imparare l'ottimismo, Come crescere un bambino ottimista, La costruzione della felicità. Avrete visto che Seligman nel 1975, con i suoi esperimenti sui cani, ecco, poveri cani, però ha elaborato la Learned Helplessness, la Theory and Evidence, quindi ha messo in pratica una teoria con delle sperimentazioni sulla teoria dell'impotenza appresa, che in modo sintetico è definibile come un atteggiamento rinunciatario. Ecco, quindi il soggetto non cerca neanche più di essere felice, cioè va a subire tutto quello che gli capita senza reagire, senza cercare delle soluzioni ai suoi problemi. E questa è la cosa peggiore, no? Perché si va a accettare il dolore senza lottare, senza più resistere a questo dolore. Ok, ragazze, buon lavoro, mi raccomando, state bene, siate prudenti e ci vediamo poi dopo il 3 aprile a scuola. Arrivederci.